Sopravvissuti, bentornati sul canale. Allora, ci ritroviamo a parlare di Fallout ancora, perché ho finito di vedere la serie su Amazon Prime, l'ho praticamente divorata. Cavolo, se m'è piaciuta. Ci sono alcune cose che vanno dette, ci sono alcune cose delle quali dovremmo un pochettino parlare a livello anche di canon, ma ci arriveremo dopo. La prima fase di questo video sarà assolutamente senza spoiler. Parlerò della serie, ma senza far troppi spoiler, quindi state tranquilli, potete vedere tranquillamente il video anche se non avete visto la serie. L'ultima parte invece del video, ma vi avvertirò per tempo, ci saranno spoiler perché dobbiamo effettivamente parlare del finale della serie, dobbiamo parlare di alcune cose che vengono fatte all'interno della serie, ma soprattutto di un evento in particolare che ha un po' spezzato gli equilibri, perché c'è chi reputa questo un problema, c'è chi lo reputa un problema un pochino meno, ma sta di fatto che va a modificare un po' di fatto il canon della storia di Fallout. Piccola premessa, io non sono un esperto o un luminare della storia di Fallout, per carità assolutamente no, infatti vi invito eventualmente qua sotto nei commenti, qualora dovessi di qualche inesattezza o simili, correggermi tranquillamente. Ho giocato i vari Fallout, amo la serie di Fallout, però ecco, magari potrei fare degli errori tranquillamente, ma m'aspetto eventualmente correzioni nel caso in cui ce ne fosse effettivamente bisogno. Detto ciò, iniziamo subito. Secondo me questo periodo storico è particolare perché dalla serie su The Last of Us, adesso questa su Fallout, ma in generale si inizia un pochino ad entrare forse in un periodo storico dove le produzioni basate sui videogiochi che diventano film o serie TV iniziano effettivamente ad avere qualcosa da dire, a non essere assolutamente da meno rispetto alla controparte videoludica, anzi, nel caso di Fallout ad esempio, aggiunge addirittura cose, perché la serie di Fallout, su ammissione della Bethesda stessa, ragazzi, è canonica, è canon, quindi quello che abbiamo visto sulla serie di Fallout effettivamente segnerà dei punti di svolta anche per i prossimi giochi della serie di Fallout, e quindi sinceramente non vedo l'ora. Ma parliamo un attimo della serie in sé per sé. Il look visivo della serie, raga, è fenomenale. Cioè, c'erano scene dove, a parte la parte iniziale nel vault, dove vedevi cose che dicevi, oddio, cioè, questi l'hanno veramente ricostruito bene, 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 nei minimi dettagli tra gli oggetti, i vestiti, le insegne quando vanno nella cittadina dei figli. Oppure, banalmente, c'è una scena dove un personaggio entra all'interno di una casa distrutta e sulla parete c'è l'orologio, quello. Cioè, sono stati maniacali, veramente bravi, bravi, bravi. Non c'è nessun tipo di sbavatura o cose che dice, ok, sì, questa cosa assomiglia a un oggetto, a un personaggio, a un nemico, a un'arma vista in Fallout, ma effettivamente si distacca. No, sono stati veramente, veramente maniacali nella cura del dettaglio, qualcosa che qualunque esperto sicuramente si è sentito male a rivedere appunto trasposto in una serie TV. E per me è stato così. Io stavo assolutamente in hype. Ripeto, la serie mi è piaciuta tantissimo e non vedo l'ora, non vedo l'ora che esca la seconda stagione, perché è ovvio che ci sarà la seconda stagione, era già stata mezza ufficializzata e penso che a questo punto non ci siano dubbi a riguardo. E mi ha fatto tornare una scimmia incredibile per quanto riguarda Fallout. Tra l'altro, il 25 di aprile esce finalmente la famosa patch gratuita per chi ha già Fallout, per la next gen, con non solo varie migliorie, quindi correzione dei bug, sistemazione dei glitch, presumo anche una sorta di miglioria a livello di, forse a livello grafico, comunque a livello di prestazioni, ma pare che arriverà anche un DLC, se non sbaglio, sull'istituto, quindi vediamo, perché sono molto molto curioso per quanto riguarda questo. I personaggi della serie sono scritti tutti quanti abbastanza bene, sono veramente tutti quanti convincenti. C'è qualche personaggio magari che è un po' più sottotono, per carità, però in linea generale i personaggi sono tutti molto convincenti. C'è solo un piccolo appunto, una cosa che diciamo un pochino mi è dispiaciuta più che altro, ovvero come hanno trattato non tanto tutta la confraternita d'acciaio, ma più nello specifico come hanno trattato il personaggio di Maximus, che
spesso era un po' rilegato a macchietta comica. Sta cosa l'ho trovata a volte un po' forzata o fuori contesto, però ci potrebbe stare. Comunque Fallout, per quanto parla di un mondo distrutto, crudo, violento, eccetera, c'è sempre stata anche un po' quella vena humor particolare, quindi tutto sommato ci sta. Però a gusto mio personale, diciamo che il personaggio Maximus a volte l'ho trovato un pochettino troppo involontariamente comico e sta cosa un po' era strana. C'è una scena dove vediamo Maximus nell'armatura atomica che vola in giro senza controllo. Boh, l'ho trovata un po' macchiettistica come scena, però tutto sommato, ripeto, ci può stare. Questa è più una cosa mia personale. Dove è ambientata? Quando è ambientata la serie TV di Fallout? Che ripeto, è canon. La serie TV di Fallout è ambientata dopo tutti quanti gli altri giochi, quindi nell'ordine cronologico è l'ultima per quanto riguarda gli eventi. Infatti è ambientata nel 2296. L'ordine cronologico per quanto riguarda tutti i vari Fallout, diciamo per esattezza, partendo dal primo, è 2102 per Fallout 76, che è quello dove diciamo è quello più vicino, ok, all'inizio della guerra. Il primo Fallout nel 2161, il secondo nel 2241, il terzo nel 2277, poi c'è Fallout New Vegas nel 2281, Fallout 4 nel 2287 e appunto poi la serie TV ambientata nel 2296. Si torna sulla costa ovest, che fondamentalmente è un po', anzi no, è un po', è l'ambientazione dei primi due Fallout e in parte anche di sì, diciamo un pochettino anche per quanto riguarda New Vegas, ma la cosa interessante è come è stato trattato il tutto. Sono stati molto furbi in realtà, perché il posizionare la serie TV successivamente a tutto quello che si è visto nella serie videoludica è stata una grande furbizia, perché così facendo potevano andare magari anche a modificare determinate cose, tipo la Confraternita d'Acciaio, che la vediamo un po' molto spartana, a tratti anche un po' disorganizzata, comunque che ha perso un pochino del suo smalto, giustificato dal fatto che comunque è passato tempo e determinate cose magari, ecco, sono effettivamente cambiate. Non possiamo parlare tantissimo della serie senza fare effettivamente spoiler, quindi diciamo che mi limiterò, come ho già detto, a dire che la serie è veramente, veramente bella. A livello di serie è veramente fatta bene, è resa bene, bella fotografia, bella la regia. La sceneggiatura pure, tutto sommato, ci sta, perché la trama, per quanto della serie inizialmente non sia qualcosa di particolarmente innovativo, cioè c'è un gruppo di persone che deve trovare un oggetto e portarlo da un tizio piuttosto che l'altro per la ricompensa finale, che non vi dico ovviamente qual è, che per ogni personaggio è diversa. Ognuno dei tre protagonisti, perché abbiamo tre protagonisti nella serie, hanno una motivazione per compiere questa missione che li legherà ad incontrarsi, perché tutti e tre cercano lo stesso oggetto, ma con tre finalità completamente differenti. Questo oggetto non sapremo fino alla fine della serie TV effettivamente che cos'è, o perlomeno a che cosa serve, e sul finale arrivano tante di quelle mine a livello di notizie e di spunti di trama e stravolgimenti clamorosi che mi hanno veramente fatto saltare dal divano più di una volta con le mani nei capelli. Ho detto: oh mio Dio, oh mio Dio. Però, ripeto, non farò spoiler. Consiglio assolutamente la serie nella maniera più assoluta, perché è veramente, veramente, veramente fatta bene. Ma adesso parliamo della parte spoiler, perché non possiamo parlare della serie senza fa spoiler. Per chiunque non avesse visto ancora la serie, fermatevi qua e recuperate il video domani, quando avrete finito la serie. Quindi 3, 2, 1, spoiler. Come ho già detto, la serie è ambientata dopo tutti quanti gli altri giochi e ci sono effettivamente delle cose che sono cambiate. La prima di tutte è Shady Sands. Shady Sands rasa al suolo. Shady Sands è la capitale dell'RNC, che è la nuova Repubblica della California, che fondamentalmente, diciamo, sono un po' i più buoni, ecco, diciamo, sono quelli che tendenzialmente tentano di proteggere di più la libertà, perlomeno per quanto riguarda la California, da dopo la Grande Guerra, e Shady Sands è rasa al suolo. E sembrerebbe da esplosioni atomiche,
E ho letto nei commenti, nel mentre che la serie uscì, quindi proprio venerdì stesso, quando mai la gente l'ha vista i primi episodi, ma non l'ha vista ancora la fine, gente che diceva, ma com'è possibile che Shady Sands è stata rasa al suolo dalle atomiche? Sembra quasi come se è stata rasa al suolo prima, addirittura durante la Grande Guerra. In realtà no, e questa cosa viene assolutamente spiegata e legittimata all'interno della serie verso gli ultimi episodi. Diciamo, attorno a Shady Sands si crea anche il problema più grande effettivamente riguardo la serie, ma ne parleremo tra pochissimo. Per quanto riguarda i tre personaggi, come ho detto prima, sono veramente fighi, il ghoul, raga, Cooper cioè, è fantastico come personaggio, lo adoro perché è veramente figo e tra i tre, secondo me, è anche quello più interessante, perché lui, comunque sia, è un ghoul, e questo lo sappiamo, è fondamentalmente prebellico, cioè nel senso lui ha vissuto il giorno della guerra atomica, ha vissuto il giorno in cui le bombe sono cadute, e da lì in poi è arrivato appunto ai giorni nostri, tra virgolette, quelli che vediamo nella serie. Non sappiamo ancora come si sia salvato, non sappiamo ancora che cosa effettivamente sia successo, quando è diventato un ghoul, perché potrebbe essere diventato un ghoul praticamente subito dopo, non lo sappiamo, questo non lo sappiamo ancora, ma confido che ovviamente la seconda stagione ci verrà rivelato anche questo. Ma attorno a lui gira secondo me la svolta di trama più interessante e della quale secondo me si parla anche poco, ovvero paradossalmente potremmo aver capito chi ha lanciato la prima atomica. Se è sempre fatto speculazione sulla Voltec, perché si è sempre fatto speculazione nel senso che comunque la Voltec c'ha gli interessi nel fatto che la guerra sia andata avanti, perché così vendevano i Volt, vendevano a livello tecnologico e tutto il resto, si è sempre pensato che le prime bombe, probabilmente quelli più plausibili, che erano gli artefici del primo attacco, fossero stati i cinesi, ma effettivamente sembra non essere così. Non è stato confermato, perché nella serie lo sentiamo solamente dire, ma poi effettivamente non abbiamo visto se è stato realmente così. Ma che cosa succede? Che la moglie di Cooper lavora per la Voltec e Cooper, a seguito a una conversazione che sente, ma non voglio scendere troppo nel dettaglio perché poi vedete la serie o comunque l'avete già vista se state a questo punto del video. A un certo punto sente la moglie parlare con non i capi di stato, ma con i capi delle maggiori aziende americane che in quel momento c'erano. C'è il proprietario della Robco, che poi è tra l'altro il proprietario della Robco, è il signor House di New Vegas. Insomma, ci sono tutte queste persone molto influenti a livello di aziende mondiali quasi praticamente, che riunite a questo tavolo parlano con i dirigenti della Voltec e con la moglie appunto di Cooper e tutti parlano innanzitutto degli esperimenti che vogliono fare nei Volt. Vedete come tanti avevano già in mente alcune cose da fare e citano alcuni esperimenti specifici dei loro Volt. Che poi sono esperimenti che noi riscontriamo effettivamente nei giochi quando andiamo in alcuni dei Volt più famosi, tra virgolette, dove appunto sappiamo che la Voltec si divertiva a fare esperimenti sociali, chiamiamoli così. E nella serie viene spiegato che la Voltec lo ha fatto perché è un po' una sorta di game of Volt, cioè il Volt migliore qual è? Fanno questi esperimenti per vedere come effettivamente la Voltec avrebbe potuto ripopolare nel migliore dei modi e con una, diciamo, miglior versione delle persone avrebbe potuto ripopolare la Terra, ipoteticamente parlando. E quindi ognuno fa i propri esperimenti per cercare il Volt migliore, la società migliore. Per esempio, viene spiegato bene, meglio, come funziona il Volt 4, ovvero il Volt dove gli Hawthorne, moglie e marito, stabiliscono una società governata unicamente da scienziati, che va a puttane perché iniziano a fare esperimenti sulle ibridazioni tra umani e creature irradiate, radioattive, e va a finire uno sfacelo. Nella serie la Volt 4 viene rioccupato successivamente da abitanti della zona contaminata che si sono stanziati all'interno appunto del Volt 4. Si parla degli altri Volt, ripeto, in questa scena specifica fanno qualche riferimento e è stato veramente figo. Ma la cosa interessante è quando Cooper sente la moglie e lì resta spiazzato, distrutto, perché era convinto che la moglie comunque ci avesse buoni ideali, buone intenzioni, quando scopre che non è così. La moglie di Cooper propone
che sia la Voltec stessa a sganciare la prima bomba atomica. Se realmente poi accadrà questo, e lo vedremo nelle prossime stagioni, se effettivamente è successo questo, significa che praticamente la Voltec ha dato inizio alla guerra atomica, che poi, ripeto, è durata pochissime ore, però ha dato il via al tutto. Quindi la Voltec ha bombardato l'America, l'America di risposta ha bombardato la Cina ha ribombardato, poi l'Europa, poi la Russia, e ha dato via all'escalation che ha portato appunto alla fine del mondo. Vai di teorie, vai di speculazioni, queste sono tutte speculazioni, ovviamente, anche se ce l'hanno fatto vedere che l'intenzione della Volt c'era, attenzione, l'intenzione, non sappiamo ancora se effettivamente l'abbiano fatto oppure no. Potrebbero anche non averlo fatto poi, eh? Potrebbe anche essere che mo stanno a preparare il campo, creano l'hype, poi magari no, non sono stati loro, o magari ce lasceranno ancora nel dubbio. Non lo sappiamo, lo vedremo, come ho detto, nelle stagioni successive. Da qui parte la storia di Cooper, appunto, che vuole cercare di ritrovare la famiglia. Noi non sappiamo che cosa è successo a Cooper, non sappiamo, ripeto, quando è diventato un ghoul, come sì, ok, con radiazioni, ma quando è successo non lo sappiamo, se si è salvato, se non si è salvato, se sono riuscito a entrare in un vault. Quello che vediamo all'inizio fa pensare che probabilmente non sono riuscito a entrare nel vault, però vedremo, vedremo. E lui deve cercare quindi la moglie con la figlia. Poi andiamo invece a Lucy, l'abitante del vault 33, e qua, fighissimo, abbiamo i tre volt, il trittico, il tridente 31, 32 e 33, tre volt collegati fra loro, dove praticamente l'esperimento sociale prevede questo. La Voltec ha ibernato diciamo i più grandi manager dell'epoca, che appunto avrebbero dovuto governare poi questo volt, tant'è che partono tutti quanti i sovrintendenti dal Vault 31. Questo lo scopre Norman, il fratello di Lucy, all'interno della serie TV. Scopre a un certo punto che tutti i sovrintendenti, sia del Vault 32 sia del Vault 33, partivano dal Vault 31. Succede che lui va nel Vault 31 e scopre appunto queste criocapsule, dove appunto all'interno c'erano tutti quanti queste persone, anche il padre di Lucy stesso, che Hank McLean. Partono i vari sovrintendenti dal 31 e vanno nel 32 e nel 33 per vedere se le più grandi menti a livello manageriale avrebbero, diciamo, fossero riuscite a controllare bene le persone del 32, del 33. Molto interessante come esperimento sociale, forse il meno uno tra i meno brutti o animali della Voltec, perché gli altri esperimenti sappiamo che sono stati tanti qualcosa di aberrante. Lucy deve andare a cercare il padre perché viene rapito da Moldaver, questa brigante sembra all'inizio, e Lucy deve riportare il chip che tutti cercano a Moldaver per riprendere il padre. Anche il ghoul cerca il chip, ma non tanto per portarlo a qualcuno, ma per trovare Moldaver a un certo punto, perché lui conosce Moldaver, la vedeva, la incontrò prima della guerra all'osservatorio di Los Angeles. E qua pure, chi cazzarola è Moldaver? Perché è rimasta intatta? Non è un ghoul sicuramente, è un clone, è stata ibernata, c'entra magari addirittura all'istituto, è un sintetico, non lo so, non si sa assolutamente, ma Cooper vuole scoprirlo. Lucy vuole raggiungere Moldaver per recuperare il padre, e Maximus invece, sto apprendista della confraternita d'acciaio, molto più debole rispetto agli altri, molto più debole anche a livello di addestramento, è molto più fallimentare, diciamo, rispetto agli altri membri della confraternita, viene accusato ingiustamente di aver ferito una compagna, un compagno che era stato scelto per salire di livello all'interno della confraternita. Sembrerebbe che non sia stato lui, effettivamente non viene confermato da nessuno, ma sembrerebbe effettivamente che non sia stato lui. A un certo punto questa persona dirà addirittura che si è autoinflitta ste ferite, ma non si sa se per proteggere lui, se è vero oppure no. Viene mandato appunto anche lui insieme a un cavaliere della confraternita d'acciaio a recuperare sto chip. Va a recuperare sto chip, succedono cose, il cavaliere muore perché era una merda, viene dilaniato da uno yaogwai e Maximus lo lascia morire. Si prende lui l'armatura atomica e diventa il cavaliere Tidus, cioè prende il nome del cavaliere che era morto, e succedono cose. Anche lui, come ho detto, deve trovare il chip per riportarla alla confraternita e cercare di riabilitare il proprio nome e magari avere anche la gloria. Queste sono le tre storie dei tre personaggi che si
intrecciano parecchie volte, si intrecciano, si slegano, poi si rintrecciano, poi si rislegano. È tutto molto... non ci sono tempi morti. È molto frizzante, è molto veloce, sempre. Non ti annoia praticamente mai. I flashback del pre-guerra che riguardano Cooper sono estremamente interessanti perché vanno a delineare un po' di cose interessanti, come il discorso appunto delle vere intenzioni della Voltec. E in linea generale è tutto veramente, veramente bello. Veramente, veramente fatto bene. Ma... parliamo dell'elefante nella cristalleria. Ah, c'è una cosa che non mi è piaciuta, ecco, questa la voglio dire. Armatura atomica di Maximus a un certo punto vola tipo quella di Iron Man. Perché? Cioè, nel senso, le armature atomiche volano col jetpack, che è enorme, gigantesco, invasivo. Lì vola tipo Iron Man, sta cosa... boh, non l'ho capita, però vabbè, sti cavoli, è una piccola sbavatura su una serie che comunque è veramente, veramente ben fatta. Ma arriviamo all'elefante nella cristalleria, ovvero proprio quello che è successo a Chedisense. Nella serie TV vediamo varie date che indicano la fondazione di Chedisense, quando poi la RNC si è stabilita lì, l'espansione dell'RNC e tutto il resto, e poi vediamo che nel 2277 Chedisense viene rasa al suolo dalle bombe atomiche. Perché? Perché scopriamo che il padre Hank, il padre di Lucy, aveva trovato la città di Chedisense e aveva comunicato, penso alla Volta o che cacchio ci sta, di raderla al suolo, perché appunto non ci deve essere niente se non loro a ripopolare la terra, e quindi l'ha fatta radere al suolo, ha fatto radere al suolo Chedisense con le atomiche. Questo crea un problemino a livello di canon. Perché? Perché se nel 2277 Chedisense viene rasa al suolo, il problema qual è? Che New Vegas, che è ambientato nel 2281, si conclude con la battaglia finale sulla diga di Hoover. E lì vediamo l'RNC bella in forza, erano tanti, erano un bel esercito. Ecco, il problema non è tanto Chedisense distrutta, in quanto non si vede neanche su New Vegas, quindi ok, ci può sta. Mi pare che... sì, ma non si vede su New Vegas. Il problema è che l'RNC... non avrebbe potuto avere tutte quelle forze, anche perché vediamo nella serie che l'RNC è un manipolo dei pochi rimasti che se li organizzano come meglio possono per cercare appunto di prendere il controllo o perlomeno di ristabilire l'ordine. E tant'è che vogliono sto chip, che poi scopriamo essere praticamente il chip per la... non il chip, essere la fusione fredda. Quindi energia infinita con cui ripartì tendenzialmente. E attorno a questa cosa ovviamente girerà un gioco di potere assurdo, perché pure la Confraternita d'Acciaio vuole impadronirsi di questa cosa, non sapendo esattamente che cos'è, ma vogliono averlo perché sanno che tramite questo possono avere il controllo dell'intera zona contaminata. E effettivamente è così. Ma tornando al discorso di Chedisense, il problema appunto è questo, che... lo scivolone è il fatto che nella battaglia della diga di Hoover non ci poteva essere quell'esercito che c'è per l'RNC, non avrebbero avuto quell'esercito. Spero che in qualche modo, non so come, andranno a sistemare sta cosa, che ripeto, non è... basterebbe semplicemente o cambiare la data, paradossalmente, o... magari in qualche modo contenere un pochino quello che è successo alla diga di Hoover appunto in Fallout New Vegas. Il problema appunto è questo, non tanto Chedisense distrutta quanto l'RNC che non poteva essere così in forza. Però è un piccolo scivolone che però tutto sommato non mi ha troppo innervosito, sono sincero. A me personalmente, poi ci può stare che magari chi è più purista, affezionato o quello che sia, si sia anche abbastanza incazzato per questa cosa, anche perché New Vegas è comunque è uno dei capitoli che più è piaciuto alla gente. A me personalmente no, però è uno dei capitoli che è più piaciuto alla gente, e quindi ci sta che ha infiammato un po' gli animi. Però confido sinceramente che andranno a, in qualche modo, a aggiustare un po' il tiro. Cambiare direttamente qualcosa? No. A intervenire direttamente sul canon? Penso e spero di no. Però andranno effettivamente a fare qualcosa. Quindi qui è un po' un accettarlo così com'è, ipotizzando che sì, era già stato distrutto, sì, quello che succede alla diga di Hoover è vero, ma magari era una battaglia molto più contenuta, come può essere quella che vediamo alla fine appunto della serie a quello che resta dell'osservatorio di Los Angeles. Ci si deve un po' accontentare, ecco. Però per il resto la serie, raga, è veramente, veramente fantastica, aggiunge tante cose, si scoprono tante belle cose, sembra che Cooper sia anche quello che ha dato il
la caratteristica al Volt Boy del pollice alzato. Cioè, sono piccole cosine e comunque c'è sta che non vanno a distruggere niente. A parte il problema, ripeto, di Shady Sense. Però c'è sta. Comunque la serie è veramente bella, se lascia godere, è godibilissima. E poi la scena finale, ragazzi, dove vediamo il padre di Lucy che si allontana con l'armatura atomica. Vediamo il cranio di un Deathclaw. Maledetti, io speravo che mi facevano vedere un Deathclaw, invece non mi hanno fatto del Deathclaw, ma va bene così. Lo vedremo sicuramente la prossima stagione. Perché nella scena finale vediamo il padre di Lucy guardare verso una città che palesemente è New Vegas. Quindi magari lì spiegheranno qualcosina e cercheranno di far rientrare tutto nel canon. Qualcosina mai l'hanno modificata, speriamo niente troppo importante, ma sono veramente veramente curioso. Inoltre scopriamo che che l'enclave esiste ancora. Perché nonostante la Poseidon sia stata affondata e tutto il resto, effettivamente ci sono ancora dei laboratori dell'istituto, dell'enclave in giro. Perché il tizio, appunto, che finisce a sviluppare la fusione fredda, scappa proprio da un laboratorio dell'istituto. Quindi l'istituto dell'enclave. Quindi l'enclave ancora c'è, ancora esiste, ancora perdura. Per quanto sicuramente con forze estremamente limitate, c'è anche questo. C'è gente che ha urlato alla buco di dramma, ma l'enclave è stato distrutto. No, perché è stato distrutto la Poseidon e tutto, ma nessuno vieta che ci potessero essere effettivamente altri laboratori, altri laboratori comunque stanziati in giro per gli Stati Uniti, in quanto comunque l'enclave è il governo Ombra, quindi l'asso nella manica sicuramente ce l'avevano, perciò ci sta assolutamente. Detto ciò, ragazzuoli, ripeto, mi è tornata una scimmia assurda per quanto riguarda Fallout e a breve vedrete cose sul canale riguardante Fallout. Sinceramente vorrei giocare al DLC di Fallout 4 che uscirà il 25 aprile. Poi vediamo eventualmente se portarci una serie oppure no. Comunque sicuramente ci rimettiamo mani, perché ci rimettiamo mani assolutamente. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi qua sotto per quanto riguarda la serie, che ripeto io ho adorato. Ti fa veramente vedere quanto sia crudo il mondo di Fallout, ancora di più di quello che vedi nei videogiochi. Cioè, nel senso, ti dà una bella botta a livello emotivo effettivamente. Ah, c'è anche un'altra cosa che non ho capito bene, ovvero il fatto che i ghoul assumono sta sostanza, che non mi sembra venga meglio specificata, per bloccare o ritardare la trasformazione in ghoul ferali quando si presentano i primi sintomi. Sta cosa non mi sembra che abbia alcun riscontro all'interno del gioco, potrei sbagliarmi eventualmente. Ditemelo sotto nei commenti, potrei effettivamente essermi sbagliato, come no. Però non mi pare che venga mai detta una cosa del genere all'interno dei giochi, ma va bene. Comunque, ripeto, rinnovo l'invito a vedere la serie, perché è veramente ben fatta. Anche per chi non conosce Fallout, è una serie veramente fatta bene, comunque ti spiega tutto e quello che non ti spiega sono cose che pian piano verranno alla luce o che sicuramente avvicineranno tantissima gente alla serie videoludica. Su questo non c'è piove. Ragazzuoli, noi ci vediamo molto molto presto. Ripeto, se ho fatto qualche errore, se c'è qualcosa con cui non siete d'accordo oppure sì, qua sotto nei commenti, senza scannasse, mi raccomando, ci tengo su sta cosa. Dite la vostra, correggetemi se ho sbagliato qualcosa, aggiungete cose se ho dimenticato cose. Insomma, ci vediamo qua sotto nella sezione commenti, perché so, forse mai come stavolta, tanto tanto curioso di leggere che cosa ne pensate voi. Ragazzuoli, noi ci vediamo alla prossima. Buona sopravvivenza a tutti. Ciao.